Benvenuti in un nuovo vlogmas. Perché ho detto vlogmas? Sono finiti vlogmas, benvenuti in un nuovo video. Vedete, vedete come sono professional oggi? Ho una ring light rubata a mia madre, che è una vera e propria TikToker, quindi si è comprata la ring light. Effettivamente c'è un salto di qualità, perché di solito questa parte del viso è buia. Adesso con una ring light qua, la finestra qui, ho luce in tutta. La cosa che odio è questo, ovvero la lucina che si proietta negli occhiali. Però se io sto così e non mi giro, si vede da lì. Poi mi vedo un botto tonda in faccia, perché in questi giorni sono mangiato tantissimo e sono piena di pare in testa, però ok. Comunque, questo video è il video sugli regali di Natale che ho ricevuto. Tantissimi, non pensavo fosse un genere di video che potesse interessare, però a quanto pare interessa, perché me l'avete richiesto in tanti e non so perché è così caldo. Sempre caldo alla faccia. E non sono una di quelle persone che ha ricevuto iPhone 12, Apple, MacBook. Ho ricevuto insomma dei pensieri dalle persone che mi vogliono bene. E vabbè, questo penso che basti. Diciamo che i regali grandi quest'anno me li sono fatta io da sola alla fine e continuerò a farmeli. Sono nelle storie dei miei amici, delle persone che conosco, che sono arrivati Pandora, cose di Dior, cose di Dolce Gabbana, Balenciaga, Jordan, robe della Apple alla faccia della crisi. Vabbè, procediamo. Sapete, se non avete visto il video ve lo lascio qua, tipo il 23 ero andata a casa delle mie amiche, delle mie migliori amiche, e ci siamo scambiati i regali a vicenda. Quindi, allora, la Mar Toots mi ha regalato questa palette qua di Essence, che adesso voglio iniziare a farmi tipo dei trucchi con gli occhi se voglia, barra ombretti, ed è molto carina. La Cecia invece mi ha regalato questi, questo qua è un lip gloss di Kiko 3D, il loro lip gloss classico, che vi straconsiglio perché costa poco, ce l'avevo già, infatti l'ho finito e ringrazio che me l'abbia riregalato. Questo qua è un lip gloss classicissimo che mi piace tantissimo. Adesso vanno un sacco di moda, come avevo detto, le labbra lucide, e queste ve le fa stupende. E quindi questo azzeccatissimo. Se volete lucide labbra che appunto non costi tanto, non sia quello di Dior, per dire, vi consiglio questo qua di Kiko, che appunto trovate da Kiko, suppongo. E questa maschera qua che devo ancora provare per la faccia di Yves Rocher, penso sia dritto, no, era dritto così, non lo so. Comunque una maschera alle rose di Yves Rocher per la fascia, che proverò anche questa. La Mary invece mi ha regalato una maschera per i capelli, che questa qua è quella che io usavo già, quindi anche qui ci ho azzeccato, perché è quella che io uso, quindi adesso ne ho una bella scorta. Allora, a parte che il profumo è buonissimo, però questa qua ti lascia proprio i capelli morbidi, 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 pazzesca. Quindi se volete una maschera che vi faccia i capelli morbidi, ragazzi, questa qua di Elvive L'Oreal ve la straconsiglio. Quindi sì, ho fatto le mie migliori amiche, insomma, sono andate sul beauty, e anche perché sanno che di vestiti ne ho anche forse troppi, quindi ci sono. La Ludo invece mi ha regalato un cuscino con la nostra faccia, ed è un pensiero un po' ironico, un po' carino, che quindi terrò sul mio letto, terrò per sempre la nostra faccia sul mio letto. Insomma, l'anno scorso tipo lei mi aveva regalato un charm di Pandora, ho scritto best friend, e quest'anno le ho regalato delle lenti a contatto, quindi quelle colorate, e invece lei un cuscino, e ci sta comunque come regalo. Poi mia sorella, ragazzi, che solitamente mi regala reggisene barra calzini pelosi da mettere in casa, quest'anno si è evoluta e mi ha regalato degli orecchini di Bershka. Questi qua sono bellissimi, soprattutto questi qua con i serpenti e questi con le croci. Adesso che io ho i vari buchi, adesso quelli di Natale me li cambio e metto questi qua, bellissimi. Poi, mia mamma mi ha regalato un pigiama di The Zenith, perché vi svelo l'arcano che i miei pigiami sono più o meno di età media tra i 7 e gli 8 anni. Sì, già lo so, vi faccio vedere il mio pigiama di adesso. Il mio pensiero è, io non devo dormire con nessuno, mi vede soltanto la mia famiglia, perché devo mettermi dei pigiami di marca. È 9 anni, ragazzi, io ne ho 16 e il pigiama che io porto età 9 anni. Quindi niente, io sono molto affezionata ai miei pigiami di quando ero piccola. Dato che sa che io porto i pigiami da 9 anni, mi ha comprato un pigiama che mi piace tantissimo, tra l'altro. Tipo questo qua, che ha questo elastichino super bello, e sopra è una semplice maglietta così. Ed è di The Zenith, e questo mi piace davvero tanto. Sono fiera di avere un pigiama per la mia età, da mia nonna. È un pigiama sempre tema inverno, con i pinguini, anche questo molto sobrio. Quello lì è un pigiama sobrio che d'ora in poi userò se devo andare a dormire da qualche amica. Però ce n'è anche uno con i pinguini, ovviamente. E quindi anche questo è super carino invernale. Un paio di calzini neri immancabili, cioè se qualcuno a Natale non ti regala dei calzini neri, dei calzini comunque in generale, non è Natale. E oltre ai calzini, queste tipo pantofoline rosa, molto carine, con un fiocchettino. Ecco, per dirvi i miei regali di Natale paragonati agli iPhone 12 e ai profumi e le cose di Dior che ricevono gli altri. Però dai, va bene, alla fine conta appunto il pensiero. Il mio mascara, però in versione mini. Oh, aspettate. In realtà vi devo dire che avendo finito questo qua grande e avendo provato il nuovo mascara, quello che vi faccio sempre vedere dell'Avon, che fa tipo le ciglia, wow,
mi trovo forse meglio con l'altro, perché questo faccio strafatica a struccarlo, l'altro invece riesco a struccarlo. E poi ho notato che questo tipo cola, guarda qua, sei colato, quindi forse costa anche la metà quello dell'Avon, anzi un quarto. Abbandonerò il Bad Girl Gang per andare su quello dell'Avon. Il link del sito dove potete trovarlo ve lo lascio sempre qua giù. Terra di Hoola, questa qua di Benefit, che è straconosciuta, versione mini, però è stra carina. Dentro ha il pennellino suo e niente, l'ho già provata, molto molto bella. Cioè, tipo c'è un quarto di prodotto, questa qua la finisco in 2 giorni, però per quello che costa direi che va bene anche il formato mini, perché davvero costa un sacco. E di una gift card per stampare delle foto... insomma così. Poi, l'ultimo regalo che ho ricevuto alla sera di Natale, praticamente, dovete sapere che mi ero presa male, perché quel giorno avevo appunto ricevuto soltanto queste 2 cose da mia zia e vabbè, i pigiami. Invece mia sorella aveva ricevuto tipo un sacco di robe, quindi mi ero presa malissimo, non perché io non avevo ricevuto tanti regali, ma perché lei ne aveva ricevuti di più. Sapete che io sono la sorella minore, quella rompipalle che vuole sempre le cose paritarie. E quindi mi ero presa male perché lei aveva avuto più regali di me. Alla fine sono tipo arrivata a casa e mia mamma mi ha fatto un joke, nel senso che c'era tipo un sacchetto con una scatola, con un orologio, con degli stivali, con un sacco di robe, e sul fondo c'era la gift card di Sephora che avevo palesemente richiesto, e sono strafelice, quindi questa appena riapro i negozi verrà spesa tipo in un battibaleno. Questi erano i miei regali di questo Natale, di questo Natale 2020, e sono soddisfatta alla fine. Sì, insomma, tanto i regali, gli autoregali me li faccio da sola ed è anche più soddisfacente, infatti ho già in mente di farmi 2 autoregali. Vi lascio un bacio e spero che questo video, non vlogmas più perché sono finiti, vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi.